Bene, vi ho anticipato, vi ho già detto che il più famoso, a parte Allevi, il più famoso compositore sul quale tagliamo un velo peloso, no, nel suo genere è davvero molto bravo, io non voglio creare questi antagonismi. Lui è davvero bravo, ma noi abbiamo scoperto che, a parte Allevi, il più celebre musicista contemporaneo italiano è Ludovico Einaudi. Abbiamo chiesto al maestro, dicevo prima, di usare la sua composizione più famosa, Le Onde, bellissima, la riconoscerete subito, perché io ho tentato di innestare su questa il mio esperimento romantico, lirico, poetico più radicale. Si intitola Leggero e chiedo la vostra clemenza per un giudizio parziale. Siate parziali, state dalla mia parte, vi prego, perché è veramente molto coinvolgente per me questo Leggero, sottotitolo Anna. I tuoi capelli, se ci sono delle Anne qui in sala al Crash stasera, quel signore coi baffi, grazie. Ecco, grazie per aver alzato la mano, per il vostro coraggioso outing. Ebbene, dedicato a tutte le Anne presenti stasera, Leggero, sottotitolo Anna, i tuoi capelli. Vorrei essere una nuvola che si attraversa, fatta di spuma d'aria che sembra persa, persa dentro al cielo, in una parte d'infinito. Insomma, vorrei sfiorare l'azzurro con un dito. Vorrei essere leggero come il vento che si muove dappertutto ogni momento, come un'emozione lieve, non invadente, che ti lascia vivere e non ti chiede niente. Vorrei essere una goccia di pioggia, un riflesso di colore quando albeggia, oppure una penombra estiva, fresca come un sogno sulla riva, non una cosa, un sasso pesante, nemmeno una fatica, una testa pensante, non una foglia, nemmeno una pianta, solo l'intuizione che ti incanta, come neve che si scioglie al sole senza tracce, in dissolvenza precoce, precario come un temporale d'estate, superfluo come il paese delle fate, che si prende così, senza problemi, un'innocua sciocchezza per bambini, come una sottile fragranza, non un'attesa, nemmeno una speranza, ma soprattutto Anna, amore mio, vorrei tanto conoscere il tuo Dio e vorrei essere per te un refolo fresco in un pomeriggio di pieno agosto, una fontana d'acqua limpida e ghiacciata affinché la vita ti trovi pacificata come dopo una tempesta emotiva, oppure un sole gentile garbato che ti abbronzi lieve come ti è sempre piaciuto, ma soprattutto Anna, amore mio, vorrei tanto conoscere il tuo Dio, Anna. Vedo i tuoi bellissimi capelli soffiati dal vento sul mio viso, Anna. Sento i tuoi lunghissimi capelli soffiati dal vento sui miei occhi, sul mio naso, sul mio mento, Anna. Anna, i tuoi capelli soffiati dal vento sulle mie ciglia, sulle guance, ancora sul mento, Anna, Anna, i tuoi capelli soffiati dal vento
sulle mie basette, sulle rughe della fronte, ancora sul mento. Anna, i tuoi capelli, tagliali. Grazie. Aleksandra Mustačova, pianoforte. C'è un poeta che il 77, il movimento politico del 77 ha usato molto. Il poeta che viene definito per antonomasia il poeta della rivoluzione. E vorrei cogliere l'occasione, come faccio spesso in questi periodi, se ci sono persone giovani, adolescenti in sala, per dire che non è assolutamente vero, come molti storici, giornalisti, revisionisti vogliono far passare, vogliono far credere, che il movimento del 77 siano stati solo anni di piombo. Non è così. Sono stati anche anni di pongo, perché il movimento si è speso, si è davvero impegnato, si è davvero speso in tantissime direzioni creative, dalla musica al teatro, dal fumetto alla letteratura. Ebbene, il poeta indicato come il lirico per eccellenza dal movimento del 77 era Vladimir Majakovskij, definito, ripeto, il poeta delle rivoluzioni, della rivoluzione. Abbiamo pensato spesso ad un parallelo arbitrario, tutto nostro, della Mustačova e del sottoscritto, mio e della Mustačova, pensando all'icona più diffusa in tutto il mondo occidentale, l'immagine del Che Guevara, e abbiamo pensato che forse l'icona più forte per l'ex mondo sovietico è proprio Vladimir Majakovskij, accomunato al Che Guevara proprio per la stessa identica sorte. Sono due uomini che hanno pagato il prezzo estremo della vita per difendere le proprie utopie, perché credevano nella storia, credevano di poter cambiare il destino degli uomini. Si può non essere d'accordo con loro, ma non si può negare loro l'estrema coerenza delle loro scelte. E allora abbiamo pensato ad un modesto nostro omaggio al grande Vladimir Majakovskij. Sappiamo quasi tutto del Che, di Majakovskij sappiamo abbastanza e anche abbastanza poco. Vorremmo farvi ascoltare una sua poesia, secondo noi bellissima, del 1922, intitolata Compagno Dio. È risaputo, tra me e Dio ci sono numerosissimi dissensi. Io andavo scalzo, andavo mezzo nudo, lui invece portava una tonaca ingemmata. Alla sua vista mi riusciva appena trattenere lo sdegno. Fremevo, sì, fremevo. Ma oggi invece Dio è quello che deve essere. Dio è diventato molto più alla mano. Guarda da una cornice di legno, ha una tonaca di tela, insomma, compagno Dio. Mettiamoci una pietra sopra. Vedete, perfino l'atteggiamento verso di voi è un po' cambiato. Vi chiamo compagno, mentre prima signore. E anche voi,
ora avete in me un compagno. Se non altro adesso, lasciatevelo dire, avete un'aria un po' più da cristiano. Bene, venite qualche volta a trovarci. Degnatevi di scendere dalle vostre lontananze stellate. Da noi l'industria è disorganizzata, i trasporti anche. Voi, dicono, vi occupate di miracoli. Prego, scendete, lavorate un po' con noi. E per non lasciare gli angeli con le mani in mano, stampate, badate bene, un modesto consiglio in mezzo alle stelle, che si ficchi bene negli occhi e nelle orecchie di tutti, che da oggi chi non lavora non mangia. La Mostaciova al pianoforte. Giapponesi, ammettiamolo, sanno copiare meglio, lo fanno meglio, copiano e migliorano, sono stati dei grandi imitatori, dei miglioratori, forse anche in musica, molto prima di Zucchero Fornaciari. Ad ogni modo, il loro lavoro rende davvero giustizia alle opere da cui copiano, alle opere a cui si rifanno. C'è stato un caso però, almeno a noi noto, nella storia della cultura e della poesia in particolare, in cui sono arrivati primi. Noi abbiamo dovuto aspettare il Novecento, i nostri poeti ermetici, per arrivare a delle formule sintetiche di poesia. Loro già nel 1600 in Giappone avevano l'haiku. Che cos'è l'haiku? Lo sapete tutti, è una formula poetica. Sono poesie di 3, massimo 4 strofe, generalmente legate all'ambiente circostante, che esprimono sentimenti legati alle stagioni, alle cose che si vedono intorno. Noi abbiamo voluto allargare il concetto con un haiku della sfortuna o sfiga che dir si voglia, e questo è il risultato. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo e spesso prende la mira anche al buio. Una volta toccato il fondo, non puoi che risalire. A me capita di cominciare a scavare. Se la vita ti sorride, ha una paresi. Se hai culo, la sfiga è lì che te lo guarda. La sfiga è amante fedele che non t'abbandona mai, nemmeno quando sei, per dirla con un francesismo, nella merda. Se la fortuna ti bacia, quasi sempre ti ha preso per un altro. Quando tutto va storto, se qualcosa tira dritto, quel qualcosa spesso è un tir. Un uomo fece un viaggio in aeroplano, sfortunatamente cadde fuori. Fortunatamente aveva indosso un paracadute, ma sfortunatamente non si aprì. Fortunatamente c'era un pagliaio sotto di lui, sfortunatamente ne sporgeva un forcone. Fortunatamente evitò il forcone, ma sfortunatamente mancò il pagliaio. E questa è sfiga. Indubbiamente. Vorrei usare l'avverbio indubbiamente. Se sei cieco, ridi con la bocca. Se sei muto, ridi con gli occhi. Se sei cieco e muto,
c'è ben poco da ridere. Questa crudeltà ci offre il destro per parlare dei colmi della cattiveria, ricordando, semmai ce ne fosse bisogno, ma non ce n'è bisogno, che la vita non risparmia colpi bassi a nessuno. L'esistenza colpisce sporco sotto la cintura. Ed eccovi i tre colmi della crudeltà o cattiveria, che dir si voglia. Il colmo della cattiveria numero uno: dire a un monco sei un uomo di polso. Il colmo della cattiveria numero due: chiedere a un cieco se crede all'amore a prima vista. E infine il colmo della cattiveria numero tre: dire a uno stitico non fare lo stronzo. Al pianoforte la Mostaciova. Qualcuno di voi che forse conosce il repertorio Schiantos sa che il gruppo compone preferibilmente canzoni romantiche, parlando di sesso e carnazza e anche di caccole, e ha ordinato una recente statistica, una ricerca statistica da poco, tramite la quale ha scoperto che anche le sbarbe e o sbarbine si scaccolano, magari in privato, magari in bagno, ma lo fanno. Lo fanno. Ma noi questa sera vorremmo spingerci oltre e dalle caccole del naso passare a quelle delle natiche, i tarzanelli. E in quanto signori dei tarzanelli, gli Schiantos mi hanno autorizzato a declamare quanto segue, e cioè il signore dei tarzanelli per l'appunto. Poesia avanti. Il signore dei tarzanelli riconosce i fratelli negli orpelli o gioielli che sporgono gemelli, quasi zolfanelli, del sedere gingilli come tanti campanelli. Come tanti campanelli, i tarzanelli, tanti campanelli. Caccola di liberazione dalla terribile costipazione o particella di cacca che al culo s'attacca, i tarzanelli s'abbracciano ai capelli del sedere. Se un poco ti interessano anche tu, li puoi vedere così duri da staccare, troppo secchi da mantenere. Il tarzanello è tutt'uno con il pelo, sulle mutande chiare dipinge un velo, spalmando il colore marrone sopra il cotone, con tracce in una sola direzione. Da riprovare come devianza o volgare dimenticanza, oppure forse solo cattiva coscienza, conseguenza dell'incontinenza. I tarzanelli son coreografici, così funamboli, acrobatici, sospesi come trapezisti quasi
famiglia di veri artisti. I Tarzanelli tu li cancelli, con un colpo di spugna vanno via, ed è gran sollievo anche per te sapere che spariscono nel bidet piccoli mostri nemici dell'igiene, confinati nel fondo delle schiene, amorfe piattole dure e fastidiose come spille dritte ed insidiose. Il Signore dei Tarzanelli benedice i fratelli in forma di orpelli o gioielli che sporgono gemelli del sedere gingilli come tanti campanelli di Tarzanelli, tanti campanelli. Mustaciova, il pianoforte. Ed ogni performance che si concluda, come lecito che sia, ha una sua morale, una sua chiusa morale, in forma di favola educativa. Questa riguarda due diversi, non il diverso per eccellenza al quale si intende quando si usa il termine, e cioè l'omosessuale, quell'amico che si diverte alle nostre spalle, verso il quale noi abbiamo il massimo rispetto, consapevoli del fatto, credo, che la diversità sia ricchezza. Questi sono due diversi particolari, e infatti la straordinaria, particolare, originalissima storia del gigante e del nano. Prova di virtuosismo della Mostaciova con incrocio delle mani. Udite, udite, la storia del gigante e del nano. C'erano un nano e un gigante. Il gigante era orribile, il nano bruttissimo e puzzava. Le donne, sì, le donne li schifavano, prendendosi gioco di loro, a volte anche sputandogli addosso, epciù, epciù. Prestatemi le vostre orecchie e vi narrerò la strana ma significativa storia del nano e del gigante. Nano ed il gigante erano tristissimi, tristerrimi e soli nel bosco dove vivevano. Vivevano in una capanna e il gigante pigliava sempre capocciate contro i soffitti, che era la misura di nano, ed anche per questo era orribile, che ci aveva tutta la fronte squarciata e berniocoluta. Inoltre, e questo è molto più interessante, spesso, spesso il gigante in preda al desiderio compulsivo, il gigante sì, il gigante si masturbava e scaccolava, inondando la capanna col suo seme, col suo muco abbondante, e il nano si incazzava. Fai schifo, gli urlava, che poi gli toccava anche pulire. Vissero così molti anni che, usando un francesismo, non esiterei a definire di merda. Ma in ossequio alla tradizione della favola, essi sempre si ritennero felici e contenti.
Al pianoforte Alexandra Mostaciova. Bene, noi vorremmo lasciare questo spazio, questo palco, data la mia presenza molto oscenico, al gruppo musicale che si deve esibire. Quindi direi di chiuderla qua, a meno che voi non insistiate. Chiediamo scusa al gruppo musicale, il quale sarà lì, che dice: ma quando ce ne vanno questi? Oh. Lo so, ragazzi, facciamo l'ultima e scompariamo. Una canzone schiantos per tutti i ribelli presenti in sala. Grazie. Che posso dire, il solito trionfo, the usual triumph, traduco per le numerose emittenti televisive e radiofoniche collegate con l'evento. Lascia fare. Sono Ribelle Mamma nell'arrangiamento classico della Mostaciova e o Mostaciova. Siete tutti invitati a cantare simulando entusiasmo e partecipazione, come se fossimo ad una festa. Tutti insieme. Yeah. Pronto? Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente, no. Guarda mamma, non mi è successo niente, ma... stanotte non torno lì a dormire, no mamma, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male, no mamma, dormo fuori e non farmela pesare. Sai, c'è un posto qui a casa degli amici. Dormo fuori, parla forte, non capisco cosa dici. Insieme sono ribelle mamma e vai a letto, non star sveglia nella stanza, con lo stesso entusiasmo. Sono ribelle mamma e vai a letto, non star sveglia nella stanza, mamma non mi stare addosso, rassegnati. Vediamo, torna pure a letto, domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore, stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini, fai mettere le porche ai pantaloni. Ho il pullover e la giacca di pelle, non ho freddo e sono un ribelle. E va bene, non ho niente nella testa, può anche darsi, però adesso.
adesso basta, sì, mamma, basta, basta. Sono un ribelle, l'ho deciso, e non mi importa, sai, di essere capito. Tutti insieme. Sono un ribelle, mamma, e vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma, e vai a letto, non star sveglia nella stanza. Mamma, come dirtelo? Sono un ribelle, mamma, e vai a letto, non star sveglia nella stanza. Non starmi addosso, mamma. Sono un ribelle, mamma, e vai a letto, non star sveglia nella stanza. Mamma, oramai è deciso. Sì, mamma. Sì. Sono ribelle, mamma. È colpa della mostaciola. Pianoforte, Alexandra Mostaciola. Mostaciova, una donna diplomata al conservatorio, una pianista che si è specializzata in Russia, Fricantoni, un cretino autoctono. Amici, adesso noi fingeremo di scendere dal palco. Voi dovreste fingere di pretendere il bis. No, mi dispiace, amici. Lo so, amici, anche noi rimarremo volentieri, ma il gruppo è pronto, il gruppo è caldo ed è giusto che abbia il suo spazio. L'ho sentita, contessa. A nudo rispondo sempre buon gustaio, palato fine, intenditrice. E davvero noi vi lasceremo con una versione di Largo all'Avanguardia, sottotitolo Pubblico di merda, nel senso buono del termine, in versione contemporanea. Non vi piacerà assolutamente, ma faremo di tutto per scoraggiarvi ad insistere ad applaudire e scapperemo via. Largo all'Avanguardia. Largo! Largo, fate largo all'Avanguardia. Pubblico di merda, tu gli dai la stessa storia, tanto lui non c'ha memoria. Sono proprio tutti tonti, vivono tutti sopra i monti. Tutti esclusi presenti, tutti esclusi presenti. Compra molti cantautori, come fanno i rematori quando vogliono fare i cori, che profumano di fiori. Me mi piace scorreggiare, non mi debbo vergognare, non c'ho niente da salvare. Me mi piace giocare, giocando coi giochi, ne ho pochi ma buoni. Me mi piace volare, facendo dei giri non brevi ma lunghi. Me mi piace scorreggiare, non mi debbo vergognare, non c'ho niente da salvare. L'Avanguardia è alternativa, non fa sconti comitiva. L'Avanguardia è molto dura,
dura e per questo fa paura l'avanguardia. L'avanguardia è molto seria. Fate largo all'avanguardia. Siete un pubblico di... Applaudite per inerzia, ma l'avanguardia è molto seria. Io vado controcorrente perché sono demente e anche ribelle. C'ho l'urlo nella pelle. Sono demente e anche ribelle con l'urlo nella pelle. E la Mosta Ciova al pianoforte. Alessandra Mostacci. Bravo. Bravissima, braverrima. Grazie. Grazie, torneremo, è una minaccia ovviamente. Intanto che il gruppo musicale si prepara, io colgo questi ultimi secondi, sottotitolo Dovettero poi abbatterlo, per dirvi che molti testi usati stasera sono stati presi da questo libro, di cui ho del tutto casualmente con me alcune casse di copie, se qualcuno fosse interessato. Dal titolo Non c'è gusto in Italia ad essere dementi, ma noi ci proveremo lo stesso. Questo libro, tra le altre cose, coltiva il dubbio. Il dubbio è democratico, il dubbio è importante. Ci fossero più dubbi, ci sarebbero meno guerre. Solo i cretini non hanno dubbi, e su questo io non ho alcun dubbio. Per cui vi dico soltanto questo. Vi dichiaro un mio dubbio: se per la Chiesa Cattolica la pillola del giorno dopo è già aborto, io mi chiedo e vi chiedo, la masturbazione è omicidio premeditato? E soprattutto il sesso orale è cannibalismo? Assolutamente che ci sono inclassificabili, inebrianti, erotici, tonks, fermi tutti. Volevo ringraziare in particolare Anna e ricordare che questa serata è stata possibile grazie al contributo che quotidianamente tutti i compagni e le compagne di Crash danno, hanno dato e sapranno dare. Grazie, tornate.